Superficie specchio mi hanno affascinato fin da subito. Specchiarsi è un gesto ancestrale, un gesto primitivo, a cavallo tra l'intimo e il collettivo. È un gesto che ha permesso all'uomo di riconoscersi e all'umanità di evolversi. Tutti uguali davanti allo specchio. Siamo sospinti in una dimensione di atemporalità, fuori dalla realtà, una dimensione di leggerezza tutta personale e intima. Riutilizzare l'acciaio per ottenere la superficie specchio ha un legame con la storia e ha un legame con le nuove tecnologie, quindi col contemporaneo, ed è una proiezione verso il futuro, perché è una scelta etica di rispetto della natura, di rispetto dell'ambiente. È importante il concetto di piega, perché la piega rappresenta una discontinuità fisica, rappresenta un punto di cambiamento. Ed è un po' una metafora dell'uomo che attraverso i cambiamenti si evolve. L'etnia, entusiasmo e passione che esplode, il gusto di Coca-Cola che ricorda le emozioni che si provano da piccoli quando la si beveva e oggi sono richiamate allo stesso modo, e la bottiglia che attraverso la luce prende vita, e prende vita ancora di più attraverso le persone che in essa si rispecchiano e che quindi partecipano ai valori che il marchio rappresenta. Sono quasi 2 miliardi di persone al giorno che decidono, scelgono e bevono Coca-Cola.